Due mesi fa usciva Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Due mesi fa su questo canale abbiamo iniziato a dare corpo a tutte quelle congetture che ci hanno portato al valicare dell'ottava generazione ad avere un'idea chiara e precisa di cosa sia il mondo Pokémon. Un mondo che si regge sul binomio caos e ordine, sul conflitto tra l'eterno vorticare del primo e il principio regolatore del secondo. In concreto sulla lotta tra i giganti e la loro creatura, ossia Arceus. Come di consueto, per chi si fosse perso il percorso che ci ha portato quest'oggi ad esprimere i concetti che probabilmente esporrò in maniera più sintetica in questo video, lascio la playlist delle mie teorie su Pokémon Spada e Pokémon Scudo per avere un'idea più precisa di ciò di cui andremo a parlare. Ad oggi, infatti, abbiamo molto poco da aggiungere, ma tanto da integrare. Sarà dunque necessario recuperare l'intera struttura del mondo Pokémon, sarà dunque necessario recuperare il mito della creazione e dunque il vero volto di Arceus e, ultimo ma non ultimo, la vera natura di Eternatus. Fatta questa premessa, credo sia ora di rimetterci nuovamente in cammino. Fate il pieno di energia, perché quest'oggi torneremo ad immergerci in quel lato oscuro del brand Pokémon che soprattutto qui in Italia abbiamo imparato ad amare alla follia. Sono dunque orgoglioso di potervi dire anche in questo 2020 benvenuti in questa nuova teoria Pokémon. Contrariamente al mio usuale procedimento, quest'oggi avere tra le mani una trama nuova da sviscerare completamente mi porta a non partire dalle origini ma dal loro sviluppo ultimo. Eppure, ineludibilmente, ciò ci riporterà indietro nel tempo, ad un tempo in cui il tempo stesso non esisteva ancora. E allora, in questa prima parte di video, ci addentreremo nella notte oscura e nei suoi misteri più reconditi. Una notte oscura che 3000 anni fa mise a repentaglio la regione di Galar, ma che se non fosse stato per Zacian e Zamazenta, forse ad oggi sarebbe ben nota e temuta anche in altre regioni. Ma partiamo con ordine, andiamo a ricapitolare i punti cardine della nostra avventura e parallelamente della storia di Galar. Nelle prime fasi di gioco, Victor, ossia il personaggio giocante, entrerà in contatto con Zacian e Zamazenta a seconda della versione che si giocherà, senza che all'interno del gioco nessuno sappia nulla di questi Pokémon, e solo successivamente con un oggetto fondamentale per le nostre speculazioni. A seguito di uno scontro con Hop avvenuto nei pressi della casa della professoressa Flora, ai piedi di Victor e del suo rivale cadranno delle desiostelle, le quali saranno prese in custodia da Flora, che le incasellerà all'interno di due rispettivi polsini Dynamax che consegnerà ai due personaggi. Arrivati a questo punto, però, occorre fare una distinzione fondamentale tra il funzionamento delle desiostelle e quello di Megapietra e Cristalli Z. Come ben sappiamo, le meccaniche di sesta e settima generazione prevedono che una specifica pietra assegnata ad un Pokémon, sia essa una Megapietra o un Cristallo Z, reagendo con un secondo oggetto posseduto dall'allenatore, nel primo caso una pietra chiave e nel secondo una pietra lucente, scaturisca da un lato una trasformazione fisica del Pokémon e dall'altro consenta l'utilizzo da parte di quest'ultimo di una mossa speciale. Le desiostelle, al contrario, scatenano il fenomeno Dynamax quando interagiscono con un'energia già presente in alcuni punti specifici della regione. Tali luoghi, dunque, presenti su tutto il suolo di Galar e chiamati nel gioco punti energetici, per una qualche ragione sono già imbevuti di quell'energia che in sesta e settima generazione producevamo noi giocatori, facendo interagire la Mega Pietra con la pietra chiave o il Cristallo Z con la pietra lucente. Vediamola così: la Mega Pietra assegnata ad un Pokémon, e il discorso è analogo per quanto riguarda Cristalli Z e pietra lucente, interagisce con la pietra chiave posseduta dall'allenatore, sprigionando un quantitativo di energia che permea il Pokémon in questione, andando a provocarne una mutazione. La desiostella, invece, posseduta dall'allenatore, andrà a interagire con un'energia già presente e l'andrà, per così dire, a catalizzare verso il proprio Pokémon all'interno della sfera, scatenando in questo modo il fenomeno Dynamax nella sua versione controllata. A riprova di ciò, all'interno delle terre selvagge è possibile far Dynamaxizzare forzosamente un Pokémon all'interno delle tane ricolme di energia Dynamax, gettando al loro interno un desioblocco che non è nient'altro che una desiostella ma più grossa. In questo caso, se quello di prima lo abbiamo chiamato fenomeno Dynamax controllato, potremmo parlare di un fenomeno Dynamax incontrollato. L'energia è nei meandri della terra di
di Galar, il desioblocco viene buttato e questa energia viene catalizzata verso un qualsiasi Pokémon che abita la tana. Se è vero che nella tana vi è un Pokémon, ma vi è anche l'energia Dynamax, allora questo vuol dire che l'energia Dynamax può entrare in contatto con un Pokémon e creare il fenomeno Dynamax solo se in mezzo vi è della desiomateria. Però aspettate un attimo, all'interno di una tana noi abbiamo un Pokémon e un'energia Dynamax che però da soli non entrano in contatto. Mi state forse dicendo che senza una desiostella l'energia Dynamax è incompatibile con i Pokémon? È come se due elementi opposti e incompatibili tra di loro, quali i Pokémon e il Dynamax, mediante tutto ciò che è, perdonatemi il neologismo, desiomateria, producessero qualcosa di diverso da entrambe e di innaturale. Per il momento proseguiamo, ma prepariamoci a utilizzare queste informazioni tra poco. Superate le terre selvagge e giunti a Steamington all'interno del Badu Inn, sentiremo per la prima volta parlare delle leggende di Galar. Nella hall dell'hotel vi è infatti la statua di un leggendario guerriero che, armato di spada e scudo, difese Galar dalla cosiddetta notte oscura, un cataclisma che produsse un vortice nero che coprì i cieli dell'intera regione e durante il quale dei Pokémon giganti iniziarono a devastare tutto ciò che si parava loro davanti. Peraltro, volendo prestare l'orecchio alla nomenclatura inglese, la notte oscura viene chiamata The Darkest Day, quindi il giorno più buio, andandoci a fornire in realtà un'ulteriore informazione. Questo cataclisma, a giudicare dalla versione inglese, non deve essere durato più di 24 ore. Un tempo breve che però questi Pokémon giganti pare essere bastato per mettere a soqquadro l'intera popolazione antica della regione. Sarà poi Sonia, presso il geoglifo di Tarfield, che tra l'altro non raffigura Eternatus come si era creduto, ma Toxtricity Gigamax, a collegare questi Pokémon giganti delle leggende con i Pokémon Dynamax. Prima di proseguire, permettetemi di fare un flash forward per segnare un altro punto importante. Secondo Sonia, tale geoglifo è datato all'incirca 3000 anni fa e, supponendo legittimamente che quella sia la data in cui è avvenuta più o meno la notte oscura, beh, abbiamo un problema. Già, perché noi sappiamo che Eternatus, fonte dell'energia Dynamax e della notte oscura stessa, giunse a Galar dentro un meteorite 20.000 anni fa. La domanda adesso è: come mai il Dynamax ci mise 17.000 anni per triggerarsi? Anche qui teniamoci questo aspetto da parte, lo riprenderemo a breve. Con l'avanzare della nostra avventura però ci accorgeremo ben presto che qualcosa all'interno delle leggende di Galar non torna. A Knuckleburg, quattro arazzi conservati nella sala dei tesori raffigurano non uno ma due eroi e soprattutto li raffigurano non nell'atto di combattere la notte oscura, ma li ritraggono piuttosto in ammirazione di una spada e uno scudo volanti che la stanno affrontando. In realtà su questi arazzi andrebbe fatta un'ulteriore precisazione che sarà poi fondamentale per proseguire con le nostre teorie. Il primo dei quattro arazzi infatti raffigura la caduta di una desiostella nei pressi di quello che sembra essere un lago ai piedi di una catena montuosa. Ho motivo di credere che l'impatto di questa desiostella avvenne nel lago ai piedi della catena montuosa sul quale attualmente sorge Knuckleburg. E questo per due principali motivi che esulano l'aspetto geografico. Il secondo per ora lasciamolo da parte. Il primo piuttosto è riconducibile agli stessi arazzi. Nel terzo, per intenderci, quello in cui la spada e lo scudo volanti affrontano la notte oscura, la città raffigurata in background e sulla quale imperversa il cataclisma non è l'attuale Knuckleburg, ma è piuttosto il sito archeologico situato a est della città, le cui mura combaciano perfettamente con quelle riportate nell'arazzo. A sostegno della mia tesi, nel quarto arazzo i due sovrani, fondatori di quella che a Galar è a tutti gli effetti non una monarchia ma tecnicamente una diarchia, si trovano ai piedi dell'attuale Knuckleburg, sulla cui torre più alta svetta una corona. Ora, se prima della fondazione della diarchia una diarchia verosimilmente non c'era, che senso avrebbe avuto erigere una torre prima dei due sovrani in onore di un sovrano che però non c'era? Avrete immagino capito dove voglio andare a parare. L'attuale città di Knuckleburg, dopo la distruzione della precedente, venne fondata dai due sovrani esattamente 3000 anni fa, dopo aver sconfitto la notte oscura, e soprattutto venne fondata su quel lago dove ai tempi cadde la desiostella che la generò. La desiostella che cade e genera la notte oscura, aspettate un attimo. La desiostella cade al centro del lago di Knuckleburg e ciò causa la notte oscura, ma allora questo vuol dire che in quel preciso istante il fenomeno Dynamax deve essersi attivato per tutta la regione. Ma abbiamo anche detto che ciò non è possibile se prima non vi è un punto energetico attivo in cui già scorre il Dynamax libero. Quindi vuol dire che prima dell'impatto di quella desiostella, in fondo al lago di Knuckleburg, doveva già esserci qualcosa che potesse rendere quel posto un punto energetico. La domanda adesso è: che cosa giaccia veramente in fondo a quel lago? Ancora una volta vi devo chiedere di attendere, ma immagino che arrivati a questo punto la domanda che vi ho appena posto sia molto retorica. Successivamente a Latermore, le rovine celate da un murale distrutto da Bit daranno un'identità alla spada e lo scudo, riconducendoli entrambi a figure di Pokémon. Per la precisione, due Pokémon lupi scolpiti insieme ai sovrani che risultano presenti ma in background. Del
resto coerentemente con il racconto del mito che ne fanno gli arazzi di Knuckleburg. Tali lupi sono ovviamente i due Pokémon incontrati nel bosco assopito a inizio gioco, ma per ora all'interno del gioco stesso nessuno lo sa. Infine, l'ultimo tassello del mosaico che compone le leggende di Galar, rinvenibile prima che gli eventi di ottava generazione subiscano un'impennata, è rintracciabile a Chichester, dove un quinto arazzo sembra raccontare della scomparsa della spada e dello scudo e della conseguente tristezza dei due sovrani già ritratti a Knuckleburg. In questo specifico punto della trama, Sonia e Hop commettono quello che alla fine si rivelerà essere un errore. Assimilano la spada e lo scudo come se fossero i lupi stessi, interpretando gli arazzi in una maniera quasi metaforica. Così non è, ma per il momento ciò non ci interessa. Parallelamente alla ricostruzione delle leggende di Galar, vi è un altro ramo fondamentale della trama principale di ottava generazione. Bit, un giovane sfida palestra, sponsorizzato dal presidente Rose, sta raccogliendo quante più desiostelle possibili per guadagnarsi il favore di quest'ultimo. Presidente della Lega Pokémon è responsabile della fruizione energetica di tutta Galar. Occorre specificare che Bit, pur non lavorando per conto di Rose, sta comunque mettendo in pratica un desiderio di quest'ultimo. Guarda caso, sarà proprio Rose a intascarsi le desiostelle confiscate al giovane Latermore. Ciò non sorprende però, a dire il vero, dato che già all'interno della trama veniamo a conoscenza del fatto che fu proprio Rose ai tempi a finanziare gli studi della professoressa Flora sull'energia Dynamax, la quale verrà poi successivamente impiegata come forma di svago all'interno degli stadi costruiti appositamente su determinati punti energetici della regione. Man mano che però la nostra avventura prosegue, ci accorgiamo che qualcosa non quadra. Prima lo stadio di Knuckleburg inizia a tremare a causa degli esperimenti che Rose compie al di sotto di Knuckleburg nella sua centrale sotterranea, con l'effetto di estendere il punto energetico, prima limitata alla sola area dello stadio, all'intera città di Knuckleburg. Più avanti il fenomeno Dynamax si triggera in tutta l'area circostante, portando svariati Pokémon a perdere il controllo e ricordando ad uno dei tanti NPC il geoglifo di Tarfield e dunque la notte oscura. Ma tutto ciò non è che un assaggio. La zona in cui il fenomeno si propaga è circoscritta alla periferia di Knuckleburg e in pochi minuti Dandel riesce a sistemare tutto. Dopo ciò tutto tornerà apparentemente alla normalità, finché durante il torneo della Coppa Campione Rose non scoprirà finalmente le sue carte. L'energia che alimenta Galar e di cui Rose è il principale responsabile si esaurirà tra 1000 anni e il presidente vuole correre immediatamente ai ripari. Riproducendo il processo che 3000 anni prima generò la notte oscura, Rose è convinto di donare a Galar una fonte di energia illimitata per risolvere il proprio problema. Eppure qualcosa va storto, perché la notte oscura in realtà ha un nome e un volto, ed è quello, ovviamente, di Eternatus. Rose, all'interno della sua centrale, dà in pasto le desiostelle a Eternatus, ma ne perde inevitabilmente il controllo ed è costretto a interrompere il match finale tra Dandel e Victor per chiedere l'aiuto del primo. Dandel partirà alla volta di Knuckleburg per aiutare il presidente, mentre Sonia, Hop e il giocatore, seguendo la loro interpretazione delle leggende, si dirigeranno presso il bosco assopito, dove incontreranno Zacian e Zamazenta che per tutta risposta spariranno nella nebbia. Poco più avanti, però, nei pressi di un altare rappresentato anche sul quinto arazzo, una spada e uno scudo vengono raccolti proprio da Hop e Victor, che ne constatano però lo stato di usura. Da qui ricaviamo l'interpretazione corretta delle leggende di Galar, che in precedenza era sfuggita tanto a Sonia quanto a Hop. La spada e lo scudo persi dai sovrani nel quinto arazzo non erano tanto Zacian e Zamazenta in sé, ma piuttosto la spada del primo e lo scudo del secondo, verosimilmente andati distrutti proprio in quel conflitto che li vide impegnati 3000 anni fa con la notte oscura e dunque con Eternatus. Nonostante lo stato pessimo delle armi, Hop e Victor decideranno comunque di andare ad affrontare Rose e successivamente di aiutare Dandel, che nel mentre fallisce nel tentativo di placare Eternatus. Quest'ultimo, una volta affrontato dal giocatore, si dirige verso il cielo, lo squarcia penetrando in quello che è un vortice e ne ridiscende sovraccaricato di energia Dynamax nella forma Eternamax, oscurando in questo modo i cieli di Galar e provocando la vera e propria notte oscura. Fortunatamente, grazie all'intervento di Zacian e Zamazenta, Victor e Hop riusciranno a placarlo e Victor in particolare riuscirà a catturare il Pokémon leggendario senza che quest'ultimo causi eccessivi problemi, dando peraltro conferma in questo modo della veridicità del mito tracciato da Sonia all'interno della sua avventura. Dunque, ricapitolando, 20.000 anni fa Eternatus, fonte dell'energia Dynamax, si schianta sul suolo di Galar dentro un meteorito. 17.000 anni dopo, una desiostella impatta nel lago di Knuckleburg, scatenando la prima notte oscura che verrà fermata grazie all'intervento di Zacian e Zamazenta, che si alleeranno con gli esseri umani e li difenderanno.
Sano, andando però in questo conflitto a perdere le proprie armi e dovendo quindi ritirarsi nel bosco assopito. Nell'epoca attuale Rose vuole utilizzare la desiomateria raccolta per tutta la terra di Galar e che 3000 anni prima impattò nel lago di Knuckleburg creando la notte oscura, per riproporre lo stesso identico scenario nello stesso luogo, dando in pasto le desiostelle ad Eternatus, risvegliandolo e consentendogli di diventare Eternamax. Precedentemente abbiamo sostenuto che 3000 anni fa, prima dell'impatto di quella desiostella, il lago di Knuckleburg dovesse già essere un punto energetico per permettere lo scaturirsi della notte oscura. E allora, se Eternatus, fonte dell'energia Dynamax, cadde 20.000 anni fa a Galar e tuttora si trova a Knuckleburg, se tramite le desiostelle egli può diventare Eternamax e dunque scaturire la notte oscura, allora la conclusione è che 3000 anni fa in quel lago vi era Eternatus. A questo discorso manca però un tassello fondamentale. Quale diamine è la relazione tra Eternatus, Dynamax e desiostelle? Al termine della trama principale sarà Flora a darci la risposta. Le desiostelle non sono altro che parti del corpo di Eternatus. Fermi tutti. Eternatus cadde 20.000 anni fa, ma parti del suo corpo continuano a cadere dal cielo? Se Eternatus è immerso nel lago di Knuckleburg, come può il suo corpo essere ancora in caduta libera? Cos'è accaduto davvero 20.000 anni fa sul suolo di Galar? Vi avverto, mi serve la vostra attenzione, perché spiegarvi che cosa accadde e che cosa tuttora accade a Galar sarà difficile. Tenetevi forte, perché per quanto il corpo di Eternatus continui a piovere dal cielo, il corpo di Eternamax non esiste. Tre sono le domande. Cos'è Eternatus? Cos'è il Dynamax? E cosa sono le desiostelle? Partiamo con il primo. Eternatus, categoria Pokémon gigante, altezza 20 metri, peso 950 kg. Il nucleo che ha nel petto è ciò che lo alimenta e ciò attraverso cui assorbe l'energia Dynamax. Dunque, quando Rose dà le desiostelle a Eternatus nella sua centrale, non sta facendo altro che permettere al nucleo di quel Pokémon di assorbirle in quanto parti del suo corpo. C'è dell'altro. Questa energia è ciò che permette a Eternatus di essere attivo, di svolgere delle azioni. Detto meglio, è ciò che gli permette di muoversi, come fa a fine trama quando si dà uno slancio verso il cielo e lo squarcia per tornare da dove 20.000 anni prima provenne. È ovvio, il nucleo di Eternatus non può muoversi da solo, necessita di un corpo, e quando Rose dà in pasto le desiostelle a Eternatus non sta facendo altro che permettergli di crearsene uno e dunque conseguentemente di liberarsi dalla sua morsa. E allora la fatidica domanda: cosa accadde 20.000 anni fa nel lago di Knuckleburg? La risposta è Eternatus, ma non quello che sfuggì a Rose. 20.000 anni fa, nel lago di Knuckleburg, cadde solo il nucleo di Eternatus. Un concentrato di energia Dynamax pura e soprattutto sua fonte, che creò il primo vero grande punto energetico a Galar. E non è un caso che Claydon, una bambola ispirata a qualcosa che cade dal cielo 20.000 anni fa, sul suo design riporti costantemente quella figura rintracciabile anche nel nucleo di Eternatus. Ma insieme a quest'ultimo iniziò a piovere anche desiomateria, che sappiamo potergli consentire di ritornare nella sua dimensione originaria. No, aspettate, devo aver sbagliato qualcosa. Abbiamo detto che Eternatus ha bisogno di energia Dynamax libera per tornare a essere attivo, non di desiomateria. E a inizio video abbiamo posto una differenza: la desiomateria non dovrebbe essere energia Dynamax. Allacciate le cinture. Eternamax, forma originaria di Eternatus, altezza 100 metri, peso inesistente. Già, inesistente. Eternamax non pesa, mosse come marchiature e peso bomba che calcolano il proprio danno in base al peso dell'avversario non si triggerano nemmeno, perché manca nel gioco il dato per farle partire. E ciò è valido tanto per Eternamax quanto per ogni altro Pokémon Dynamax. Nessuno di essi ha un peso e soprattutto non ce l'ha Eternamax, il Pokémon Dynamax infinito, quel Pokémon la cui unica essenza è l'infinità dell'energia Dynamax. Eternamax è pura energia Dynamax, ma è un'energia Dynamax infinita e che il Pokémon può ottenere solo accedendo a quella dimensione sopra le nostre teste, solo squarciando il cielo e accedendo a quel vortice. Ed essendo pura energia, dunque, Eternamax è immateriale. Così come lo sono tutti i Pokémon Dynamax. Nient'altro che piccole notti oscure in miniatura. Prodotte come Eternamax dall'interazione tra l'energia Dynamax libera rilasciata dal nucleo di Eternatus durante la prima notte oscura e che adesso nidifica l'intero territorio di Galar, e desiomateria, una piccola parte del corpo di Eternatus. Aspettate, ho forse detto corpo? Sì, la desiomateria è effettivamente il corpo di Eternatus, lo sappiamo, ce lo dice Flora, ma se Eternamax è il Dynamax infinito, se Eternamax è pura energia, se esso è immateriale, com'è possibile che la desiomateria sia parte del corpo di Eternatus se è materia? È molto semplice.
semplice. Così come Eternatus, essere materiale, una volta sceso al cielo, guadagna una forma immateriale come Eternamax, allo stesso modo quelle parti di energia Dynamax che compongono Eternamax e che piovono costantemente sul nostro pianeta, devono necessariamente, per entrarvi, diventare materia. Le desiostelle e tutta la desiomateria non è nient'altro che Dynamax cristallizzato. E come è logico che sia, il nucleo di Eternatus può riconvertire queste pietre in energia. Come un dio che per giungere nel nostro mondo deve necessariamente farsi carne. Allo stesso modo Eternamax, dio di una dimensione oltre i cieli delle nostre avventure, per giungere in quel lago a Knuckleburg ha dovuto farsi Eternatus. E ciò accade perché quella dimensione che abbiamo costantemente citato è qualcosa di diverso non da un ultramondo, ma dal multiverso. Un vortice citato nella mitologia di Sinnoh, un vortice dove la materia smette di essere tale, un vortice in cui l'energia scorre libera, un vortice nel quale lo spazio e il tempo sono corrotti dal suo più temibile abitante. Un vortice che precede il dio Arceus, dal quale quest'ultimo cadde generando il nostro mondo. Ve lo avevo promesso che saremmo tornati qui, ed ora eccoci qua, come in un ciclico eterno ritorno dell'uguale allo scontro che ormai abbiamo imparato a conoscere. Eccoci giunti, finalmente, allo scontro tra Eternità e Arche, tra caos e ordine. Eccoci giunti, di nuovo, come una sinfonia che inizia e finisce con la stessa nota, allo scontro tra Eternatus e Arceus. Eppure, in questo conflitto tra vortice di caos e multiverso, in questo conflitto tra immaterialità e materialità, resta ancora una domanda a cui non abbiamo dato risposta. Chi è Arceus? E soprattutto, come si spiega che una creatura nata dal vortice abbia poi generato il suo opposto? È molto semplice. Il multiverso non è mai stato quello che abbiamo creduto fosse. Nel crearlo, Arceus non crea affatto una dimensione paradisiaca. Delle sue creazioni, solo lo spazio e il tempo ordinano qualcosa su cui Eternatus già possedeva un certo potere. Solo la materia è in grado di garantire una struttura delle cose che non sia caotica. Ma che dire di Giratina, il contrappeso del multiverso, un Pokémon sì forgiato nella materia, sì fatto di materia, ma che come Eternatus cambia forma nel momento in cui lo spazio ed il tempo sono distorti nel mondo distorto? E che dire di Uxie, Mesprit e Azelf? Che dire di emozioni, conoscenza e volontà, anch'esse in grado di controllare il tempo mediante Rosso Catena e anch'esse potenzialmente distruttive per la creazione di Arceus? Del resto lo spirito formatosi da Uxie, Mesprit e Azelf ha sempre rappresentato un rischio per l'ordine della creatura originaria. Rose prova emozioni come l'amore per Galar, ha la volontà di salvarla e per farlo si serve della conoscenza. E ciò accade anche con Cyrus, con Elysio e con ogni altro cattivo del mondo Pokémon. E allora, se anche nel multiverso regna il caos, se anche nell'ordine Giratina siede sul trono, se lo spirito del quale ci vantiamo attenta quotidianamente alla salvaguardia del multiverso, eliminando spazio-tempo, distorcendoli, controllandoli, se anche Arceus è forgiato nel caos e lo produce, allora dove diamine sta quest'ordine? Semplice, sta nella volontà di Arceus. Sì, perché la volontà esiste già nei giganti. Eternatus aspetta solo che il suo corpo ricada su di lui perché vuole tornare alla sua dimensione originaria, perché la sua volontà lo riconduce al vortice di caos. E allora, allo stesso modo, è la volontà di Arceus ad allontanarlo dalla sua origine. E allo stesso tempo, però, Arceus sa, perché i giganti possiedono la conoscenza, che occorre coltivare lo spirito, soprattutto quello degli uomini, per evitare che il caos da essi prodotti possa annichilire la creazione. E allora non è un caso che gli Unknown, creature legate ad Arceus di cui la creatura originaria ha bisogno per ricreare uno dei suoi tre figli, consegnino alle civiltà un messaggio di armonia tra umani e Pokémon. Solo dal sodalizio tra i due, come insegnano i miti di Galar, sarà possibile difendersi dal caos e in ultima analisi sarà possibile difendersi da noi stessi. Tesi, antitesi e sintesi. La volontà di ordine esce dal vortice
vortice di caos, ma per sua stessa natura ne è intimamente costituita. Forse nell'utilizzo dell'energia Dynamax da parte di uomini e Pokémon per vivere meglio che la civiltà Pokémon giunge al suo compimento. Una civiltà, quella di Galar, che è stata in grado di rendere il caos ordinato e di coniugare due opposti, non annullandoli ma creando qualcosa di nuovo. E ciò nonostante, Arceus, lo abbiamo detto, è intimamente caotico. Soprattutto Arceus viene generato nel vortice di caos a fianco ad Eternamax, eppure a noi giunge sotto forma di materia. Il 3 ottobre 2019 su questo canale avevamo teorizzato un'ipotetica forma alternativa di Arceus. Una forma originaria che mediante gli Unknown fu in grado di fare ciò che Arceus non può creare. L'errore al tempo fu uno solo e fu quello di rimanere risicati, fu quello di non andare a fondo. Ad Alola, Vice lo sappiamo, tenta di ricreare un Pokémon che riproduca Arceus, ossia tipo zero. Un Pokémon al quale però lo scienziato fu costretto ad applicare una maschera per delimitarne il reale potere. Un potere speciale, un potere tale da rendere il Pokémon incontrollabile. Tale maschera, indossata dal Pokémon, ha una forma pressoché identica all'anello che cinge in vita Arceus. E allora, come la maschera addormenta la reale potenza di tipo zero, forse l'anello attorno al ventre di Arceus assopisce quella che è la sua reale potenza. Forse ne delimita la natura peggiore, forse lo porta a quel letargo citato dai miti di Sinnoh. Forse quel sonno profondo è in realtà il sonno della reale potenza di Arceus. Del resto, come può un Pokémon con appena 720 di statistiche base riuscire ad affrontare e sconfiggere un mostro che ne possiede 1125? Come mai Rose avrebbe dovuto trafugare i dati di tipo 0 dall'Ether Paradise se non per possedere tra le mani non uno ma due giganti? Come mai Arceus avrebbe bisogno di creature esterne a lui, quali gli Unknown, per ricreare i suoi figli se non fosse in questo esatto momento in tutto e per tutto la creatura originaria? E soprattutto, che diamine significa che Arceus modella l'universo con le sue mille mani? L'Arceus che conosciamo non le possiede. E allora forse quell'Arceus che abbiamo imparato a conoscere è un Arceus limitato, un Arceus compresso nel proprio spazio e nel proprio tempo, un Arceus divenuto materia esattamente come Eternamax è divenuto Eternatus. E sarà forse in una situazione di estremo pericolo per il multiverso, sarà forse in una situazione in cui il Dynamax metterà fuori gioco Zacian e Zamazenta, Pokémon che ci viene detto appartenere a un'altra regione al di là del bosco assopito, sarà forse davanti ad un Cyrus che vorrà riportare tutto al vortice originario, studiando meglio i miti di Sinnoh come fece Rose con la notte oscura, sarà forse nel momento più difficile per il piano d'Arceus, quando ogni difesa sarà scardinata, che sarà necessario per la creatura originaria liberarsi delle sue catene e mostrare il proprio vero volto, per affrontare nuovamente il suo più grande antagonista nonché genitore. Solo allora Arceus si risveglierà dal proprio sonno, dal sonno della propria potenza. Solo allora si farà nuovamente pervadere dall'energia Dynamax e spezzerà quell'anello, perdendo irreparabilmente il controllo. E forse, più che fermare Eternatus, ci troveremo a fronteggiare quel lato di Dio che mai avremmo voluto incontrare. Forse, da oggi in poi, non parleremo più solamente di Arceus, ma anche, signori e signori, di Archeamax.